Noi torniamo, come anticipato, a parlare di lavoro, torniamo a parlare di posizioni diverse, posizioni che sembrano non trovare un punto d'accordo, soprattutto nella giornata di oggi. Noi di questo ne parliamo con il giuslavorista Guido Ferradini, che abbiamo il piacere di ospitare ai nostri microfoni. Buonasera. Buonasera professore, Buonasera a benvenuto. tutti. Buonasera. Grazie. Partiamo dalla posizione di Marco Biagi, di cui vogliamo fare un ricordo a 10 anni e un giorno esatti dalla sua scomparsa per mano delle nuove Brigate Rosse. Una posizione, quella di Biagi, che sembra essere quanto mai attuale, una posizione che probabilmente solo un governo tecnico sarebbe potuto riuscire a cambiare. Direi che quello che ha detto è giustissimo e credo che Marco Biagi oggi si sarebbe contento, nel senso che molte delle cose che aveva sostenuto mi sembra che si vadano compiendo, quindi il pensiero di Marco Biagi in questo momento è un punto di riferimento importante per tutti e per i giuslavoristi naturalmente in particolare. Soprattutto due aspetti del suo pensiero, diciamo. Da una parte il fatto che secondo Biagi si doveva intervenire sul mercato rendendolo maggiormente mobile per evitare di rischiare un irrigidimento dello stesso, che poi in effetti in qualche modo si è anche verificato. E poi la seconda fase, quella relativa agli ammortizzatori sociali, che poi è il punto fondamentale, cioè questo articolo 18 di cui tanto si va parlando. Allora, io credo che veramente qui stiamo assistendo ad un momento storico, secondo me, diciamo, nell'evoluzione del diritto del lavoro, perché, come dire, si toglie di mezzo, passatemi il termine, il moloch della reintegrazione, salvo casi specifici e residuali del licenziamento discriminatorio, per sostituirlo con un risarcimento economico. È chiaro naturalmente che questo determina per forza di cose, come dire, una maggiore fluidità del mercato, direi è evidente. Dall'altro punto di vista però si interviene anche sul sistema delle tutele, diciamo, assistenziali, e conseguentemente si crea sostanzialmente una situazione per cui chi è licenziato non viene, passatemi un'altra volta il termine, buttato in mezzo alla strada, ma gli si garantisce comunque delle tutele che permettono di assisterlo fino al momento in cui sarà in grado di ritrovare nuovamente lavoro. Quindi direi che il lavoro che è stato fatto dalla Fornella, la proposta che almeno si vede, abbiamo visto questo pomeriggio, sembra che vada esattamente in questo senso. Quindi la mia idea è molto positiva Ah, certo. l'operato. Senta, però ormai sembra certo che non ci sia accordo tra le parti, da un lato i sindacati, dall'altro il governo, e si va verso una presa di posizione che dovrà assumere il Parlamento. Non si potrà verificare in questo caso una rottura dell'attuale maggioranza, perché sappiamo benissimo che anche il Parlamento le posizioni sono diversificate sull'articolo 18 nel sistema complesso del lavoro. È un'osservazione giustissima anche questa. Ora, chiaramente, l'ha detto precedentemente la conduttrice, questa è una riforma poteva essere fatta solo da un governo tecnico. È ovvio naturalmente che quando la questione diventerà politica in senso stretto davanti al Parlamento, è chiaro che diciamo, le frizioni potrebbero fuori. Mi sembra però anche che, insomma, per quanto riguarda la PDL, la posizione sia abbastanza chiara. Anche il PD sostanzialmente ha parzialmente modificato le posizioni, diciamo, più rigide che aveva mostrato Fassina inizialmente per abbracciare, mi sembra, una posizione più morbida. Peraltro in questa proposta ci sono anche delle suggestioni di Fassina, perché Fassina ha sempre detto che era necessario attuare una, come dire, limitazione dei requisiti dei contratti di Sì, a tempo parasubordinazione. determinato, sì. Esatto, quindi diciamo che secondo me questo è un buon mix fra diciamo, la posizione di Fassina e le posizioni un pochino più radicali Del PDL, diciamo. del PDL. Sì, diciamo Ok, che secondo me ok. è un buon punto di caduta. Dico io, questa riforma qui non la poteva fare altro che un professore o degli avvocati, passatemi, perché questo è quello che noi ci diciamo noi diciamo addetti al mestiere, quelli, sostanzialmente quelli che ci sporchiamo le mani poi tutti i giorni con queste questioni che sosteniamo. Cioè, oggettivamente, se tutta la riforma del lavoro deve ruotare solo ed esclusivamente intorno alla reintegrazione, No, ma voglio dire. infatti, professore, è un meccanismo complesso quello che si sta attuando, perché da una parte c'è anche questo meccanismo dell'ingresso al lavoro, dell'apprendistato,
che mi pare altrettanto importante, perché modifica, ecco, sostanzialmente, è fondamentale, modifica un sistema ancorato per anni a meccanismi ormai superati. Però l'osservazione un po' più politica che volevo farle è questa. Sì. Dopo decisionismo forte da parte del governo, si torna praticamente a parlare di un verbale dove verranno in qualche modo identificate e scritte le posizioni delle parti, per poi passarlo alla Camera. Non sembra un po' un passo indietro rispetto all'atteggiamento del governo? Oppure il governo non vuole una frattura molto forte, vuole in tutti i modi arrivare all'obiettivo, ma anche mediando ulteriormente rispetto alle posizioni che erano state assunte inizialmente dalla Fornero? Credo che molto correttamente Monti non voglia arrivare alla rottura e conseguentemente chiami alla responsabilità tutte le forze in campo. Questo è veramente un punto fondamentale, cioè le forze politiche qui sono chiamate a fare veramente un atto di responsabilità e quindi anche a dimostrarsi, mi riferisco principalmente al PD, come dire, sganciati dalle pressioni che riceveranno necessariamente da parte della CGIL. Sì. Quindi credo che veramente non sia un passo indietro, ma credo che sia quasi, come dire, la partita tocca a voi, ma c'è naturalmente una fortissima moral suasion da parte del governo sui partiti, quindi una loro chiamata alla responsabilità. Sì. Preso atto del fatto che adesso ci sia comunque un'apertura da parte delle forze politiche, come giustamente sottolineava, e dall'altro canto anche la volontà di trovare un accordo da parte delle parti sociali, che comunque bene o male stanno cercando sì di far valere le proprie ragioni, ma credono anche loro che sia necessaria una riforma del mercato del lavoro, allo stato attuale di cose c'è però la possibilità di attuare una riforma del mercato del lavoro che vada in un senso di fluidità del mercato, di flessibilità in un periodo di crisi economica quale quella attuale? Cioè, per fare una riforma di questo genere non c'è bisogno di un'economia alle spalle che sia in grado anche di sostenerla? Allora, io voglio avere un approccio positivo alla cosa. Allora, la richiesta di intervenire sul mercato del lavoro è venuto naturralmente dalle massime istanze europee, sì. E questo è evidente. Tra l'altro, voglio dire, non è una cosa nuova, è una cosa che viene ripetuta da molti anni. Se andate a vedere la relazione Monti che fu fatta un paio d'anni addietro, vediamo chiaramente che Monti dice una delle cose che dobbiamo fare è intervenire tutti sul mercato del lavoro. Sì. Una volta che questa riforma venisse approvata, secondo me avremmo un effetto, un beneficio immediato dal punto di vista degli elementi finanziari e conseguentemente immagino, ci si può attendere, un abbassamento dello spread, una diminuzione del costo del denaro, certo. E conseguentemente la possibilità per le imprese di avere un nuovo accesso al credito. Io credo che in questo momento il punto decisivo sia proprio quello, cioè nel momento in cui vi sia un accesso al credito ci sono buone speranze, secondo me, che l'economia riparta. Ecco, dall'altra parte, i fondamentali sono buoni. Ecco, dall'altra parte, professore, c'è però il gruppo delle piccole imprese che preme fortemente perché non vengano aumentate le aliquote contributive, perché relativamente ai contratti a termine sembra che ormai questo meccanismo debba in qualche modo essere rivisto aumentando le attuali aliquote contributive. Allora, sicuramente questo è un problema e questo ce ne diamo atto. Io l'unica cosa che avrei fatto, sarei intervenuto in qualche maniera per abbassare in generale il costo del lavoro, avrei preferito quasi aumentare ancora di più il costo dei parasubordinati, quasi invertendo, rendendoli più costosi rispetto al lavoro ordinario, andare a cercare lì le risorse eventualmente per abbassare il costo, sì, del lavoro. Credo anche che la manovra di Monti, cioè il governo Monti, secondo me, non può essere visto nei singoli provvedimenti, ma mi sembra che sia molto chiaro che ci sia una strategia generale. Sì. È stato depositato anche la legge delega sulla riforma del fisco. Sì. Credo che avremo delle sorprese da questo punto di vista. Quindi, come dire, questo è un passaggio, poi ce ne sarà successivamente un altro. Mi sembra che ci sia una manovra abbastanza ben congegnata, quindi è difficile oggi poter dire le piccole imprese non sono contente perché gli aumenta dell'1,6% il costo del contratto a tempo determinato. Ecco. Ecco, è stato molto chiaro. Professore, noi la ringraziamo davvero molto della disponibilità e della chiarezza, le auguriamo un buon lavoro. Buon lavoro, grazie, buonasera. Grazie mille, buonasera.
E allora abbiamo ascoltato l'avvocato Guido Ferradini, giuslavorista, per l'appunto così come lo abbiamo presentato in questa prima parte della nostra trasmissione. Noi siamo in pausa, ci fermiamo qualche istante.